Oggi siamo con Vincenzo Salemme. La storia si ripete, un nuovo film con i fratelli Vanzina. Raccontaci di come è stato interpretare il tuo personaggio, che è il personaggio di un onorevole. Ma com'è stato? Mi sono divertito, perché quando faccio i personaggi cattivi mi diverto molto, soprattutto nella comicità. Se puoi essere più cattivo fa più ridere, c'è poco da fare. E con Carlo Vanzina mi trovo sempre bene, perché è un uomo... Diciamo che ci piacciono più o meno le stesse cose, ci fanno ridere le stesse cose, per cui mi sono trovato benissimo. E lavorare con il resto del cast, che è un cast ricco? Ma diciamo, ho avuto a che fare soprattutto con non tantissimo con gli altri, con Mattioli e con Serena Otieri. Con Mattioli è fantastico, un attore fantastico, e Serena è stata una grande sorpresa, un'attrice deliziosa, proprio molto carina, affettuosa, gentile, brava, mi sono trovato benissimo. Per quanto riguarda invece il tuo sguardo sulla politica, visto che appunto interpreti un personaggio così importante. Ma il mio sguardo sulla politica è questo: io non credo che tutti i politici siano ladri, bisogna smetterla di ogni cosa che diciamo, ogni problema di attribuirlo ai politici, non è, e significa che è un fallimento nostro se diciamo così. Invece dobbiamo correggere le cose che non vanno, ma non tutte non vanno, insomma, ci sono anche politici che fanno bene il proprio lavoro. Invece, per quanto riguarda l'ambientazione, gli anni 80, come ti sei trovato a calarti insomma in quell'epoca? Ma bene, è semplice, noi siamo sempre gli stessi ragazzi, ci vogliamo illudere che nel giro di 30 anni cambiamo noi? No, cambiano le cose, cambia la società un po', ma l'essere umano è quello. Progetti futuri, attuali? Sono in scena a teatro con uno spettacolo mio che si chiama Il Diavolo Custode, che sta avendo un enorme successo, e sono in attesa, sto per finire la lavorazione del mio film che si chiama Fuori Nevica, che uscirà a ottobre.